Buongiorno raga e benvenuti in questo secondo episodio di Camminando si impara. Come state? Spero tutto bene. Oggi ragazzi parliamo di una pianta bellissima che forse quasi tutti abbiamo incontrato durante i nostri trekking, i nostri cammini. Si tratta del biancospino, che bel nome. Il biancospino è un arbusto perenne facilmente riconoscibile dai suoi fiori bianchi e le sue bacche rosse. Pensate che è una pianta molto longeva, può addirittura arrivare a 500 anni di vita e raggiungere anche 5 metri d'altezza. Una delle particolarità del biancospino che si può evincere anche dal proprio nome sono le spine. Infatti sui rami giovani del biancospino ci sono tante piccole spine che rendono un po' questa pianta impenetrabile. Diciamo che ho detto questa cosa perché anticipa un po' quello che sto per andarvi a dire, ovvero che in passato il biancospino veniva utilizzato per delimitare e proteggere le proprietà agricole. Infatti, grazie ai suoi rami fitti, perché ne ha tanti, e le sue spine, era proprio una sorta di barriera naturale per gli animali, ma anche per i furbetti che volevano rubare qualche ortaggio, qualche verdura. Provate ad andare a rubare 2 melanzane al vicino quando ti ritrovi davanti un muro di biancospino. Secondo me ti puoi fare tanto male. I fiori, raga, non hanno un buonissimo odore, Hanno un caratteristico odore amaro quasi. I chimici infatti hanno confermato che questo odore deriva da una sostanza, la trimetilamina, questa è un'altra parolaccia se così vogliamo dire. È la stessa sostanza che emanano le piante e gli animali in decomposizione ed è per questo che ha questo caratteristico odore acre quasi. Capita a volte di camminare nel sottobosco, ti arrivano queste vampate di profumo un po' amaro, un po' acre, probabilmente è perché c'è un biancospino nei paraggi. Un'altra cosa interessante è che il biancospino viene chiamato in erboristeria pianta del cuore perché contiene dei principi attivi utilizzati per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, quindi ha anche una funzione molto molto utile a livello medico. Ma adesso parliamo del biancospino un po' in ottica storica, leggendaria. Pensate che i romani credevano che il biancospino tenesse lontano gli spiriti maligni proprio grazie alle sue spine grezze e ponevano un rametto di biancospino fiorito sopra la culla dei neonati perché credevano che potesse proteggerli. Di leggende legate al biancospino ce ne sono di diverse, però forse la più famosa è quella legata a Giuseppe di Arimatea, il membro del Sinedrio che si rifiutò di condannare Gesù. La leggenda vuole che Giuseppe d'Arimatea, dopo aver raccolto il sangue di Gesù Cristo e aver sepolto il corpo, partì verso la Britannia e una volta giunto sull'isola piantò il suo bastone in terra. Il bastone, miracolosamente, dopo qualche tempo germogliò, dando vita ad una pianta di biancospino. Accortosi dell'evento, Giuseppe d'Arimatea decise di edificare una chiesa di fianco alla pianta. E quella chiesa fu appunto la prima chiesa d'Inghilterra. Da quel momento in poi, ogni anno, durante il periodo natalizio, il biancospino fioriva e un ramoscello fiorito veniva portato in dono ai regnanti inglesi. Secondo le credenze inglesi, infatti, i fiori bianchi rappresentano l'Immacolata Concezione, le bacche e gli stami rossi rappresentano il sangue di Gesù e le spine, appunto, la corona di spine posta sul capo. Infine, raga, se io non metto qualche chicca nerd nei miei video non sono contento, e oggi ve ne do due. La prima è il nome scientifico del biancospino, che è Crata Aegus, dove all'interno c'è la parola greca Kratos, che significa forza, e subito mi è venuto in mente quando io giocavo a God of War, ore e ore davanti a God of War cercando di uccidere Zeus, che figata. E poi,
per chi è appassionato di Harry Potter come me, non può non venirgli in mente la bacchetta di Biancospino di Draco Malfoy. Cioè, io adesso mi immagino qua Garry Collivander arrivare, tagliare un rametto di Biancospino e mettersi lì a fare la bacchetta magica. Vabbè ragazzi, lasciatemi a me in questo mondo che mi piace tanto, in cui mi trovo molto bene. Io vi ringrazio, anche questo episodio di Camminando si impara termina qui. Come sempre, ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio. Ciao ragazzi!